Bentornati su Postura Corretta, oggi voglio parlarvi dell'acne, un problema comune che affligge tutti noi. L'acne è causata da una combinazione di fattori, tra cui la produzione eccessiva di sebo, l'ostruzione dei pori peliferi e l'eccesso proliferazione di batteri. E questa cosa può essere fastidiosa e influire sulla nostra autostima. Ovviamente il vostro dermatologo saprà darvi indicazioni specifiche per il vostro caso, infatti l'acne varia molto da persona a persona. Quello che voglio fare qui oggi è farvi vedere alcuni esercizi presi dalla digidepressione. Si tratta di un metodo naturale utile per gestire l'acne, soprattutto se unito alle cure che già state facendo. L'acne infatti non è legata solo alla parte biochimica che solitamente viene affrontata con creme e medicinali, ma è legata anche alla parte psicologica. Il nostro compito con questi esercizi è quello di equilibrare la nostra fisiologia, soprattutto quando la nostra energia difensiva e il nostro sistema immunitario sono in difficoltà. Questi esercizi sono da fare la mattina e la sera applicando una pressione su punti specifici per migliorare la circolazione energetica dei meridiani e la circolazione del sangue. Partiamo con il primo punto ad andare a massaggiare, si chiama fossetta allineata e lo troviamo sul polso, a due dita dalla piega del polso. Possiamo posizionare la nostra mano in questo modo e con l'indice andare a seguire il nostro osso, qui si sente un tendine, e appena troviamo una fossetta, ok, un po' più destra o sinistra, il punto è raggiunto, ok, e manteniamo la circolazione, una piccola pressione circolatoria per 2 minuti, prima da una parte, molto leggera, molto soffice, e poi dall'altra parte. Si tratta di un punto che riequilibra il nostro meridiano di polmone. Il meridiano di polmone è collegato sì alla nostra attività del sistema respiratorio, ma anche a tutta la nostra parte istintiva. Pelle e polmoni sono due organi emuntori, cioè portano all'esterno del nostro corpo le tossine. Nei periodi di forte ansia, di forte stress, sono messe a dura prova. Massaggiare in questo punto, prima da un lato, poi dall'altro, per 2 minuti, con una certa calma, riporta in equilibrio queste funzioni. Il secondo punto da andare a massaggiare è un punto che si trova a 2 dita sotto la clavicola, sulla linea dei capezzoli, e possiamo andare appunto a cercare a sentire le clavicole, ok, cerchiamo la linea dei capezzoli, poi una volta trovato il punto andiamo a massaggiare anche qui per 2 minuti con pressione molto lenta. Questo punto è il punto 14, stomaco, e possiamo anche respirare tranquillamente mentre massaggiamo. Mentre il punto di prima era legato più al nostro sistema respiratorio e al fatto di calmare il ritmo del nostro respiro, questo punto va a lavorare sul meridiano di stomaco, che è un meridiano legato al sistema nervoso viscerale, vegetativo, e perciò questo punto aiuta a calmare le tensioni che sono relative a tutta la nostra parte anteriore, soprattutto magari quando abbiamo situazioni un pochettino di ansia in cui i punti magari dello stomaco e della gola iniziano a sentirsi come quasi dei nodi. Il sistema nervoso vegetativo è quello che si occupa delle risposte dei nostri organi e di tutte le nostre risposte automatiche, perciò anche della circolazione, della pressione, della sudorazione, e la sudorazione è molto legata alla nostra acne. Alleviando le tensioni sul punto appena visto, la nostra pelle ne trarrà grande beneficio. Ultimo punto che andiamo a massaggiare è un punto sotto il labbro inferiore, nel mezzo del mento, c'è una piccola fossetta, e andiamo proprio a sentire il punto, quando ci siamo sopra sentiamo proprio un piccolo fastidio, e questo vuol dire che abbiamo localizzato il punto. Anche qui facciamo una piccola pressione circolare per circa 2 minuti. Questo punto è molto importante perché riequilibra tutta la circolazione linfatica del nostro viso. Questi esercizi sono solo una piccola parte, ma volendo potrebbero essere approfonditi andando a lavorare in maniera più specifica sul sistema respiratorio e sul sistema nervoso vegetativo. Tenete conto che questi esercizi funzionano al meglio se anche la nostra dieta è equilibrata e se si lavora anche sugli aspetti psicologici, magari con un professionista. Spero che perciò che questi esercizi possano essere un valido sostegno nel vostro percorso per la cura dell'acne. Se avete domande, curiosità, scrivetemi qui sotto nei commenti, cercheremo di rispondervi al più presto. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e vi aspetto la prossima settimana.